27 aprile 2016 è un giorno di gioia per le suore, le insegnanti e le allieve della casa Santa Maria delle Grazie con scuola Tidanucro per aver accolto Madre Ivonne, superiora generale dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Ella vi si fermerà fino al 29 aprile. È giunta in aereo alle ore 11 da Bangkok, accompagnata dall'ispettrice Sor Maria Tovichian ed altre sorelle di varie case dell'ispettoria. La direttrice Sor Nipa Rangappit, l'economa Sor Ratana e alcune insegnanti l'hanno accolta all'aeroporto con la ghirlanda di fiori, simbolo della festa della riconoscenza. Nel cortile della scuola l'hanno accolta Sol di Banda gli allievi della vicina scuola salesiana St. Paul e in due file lungo il viale le nostre allieve e insegnanti. La madre ha contraccambiato il battito di mani con il suo saluto nel loro stile Thai e l'espressione della sua gioia di entrare per la prima volta in questa casa che, come ha affermato, è la sua casa. Nel pomeriggio, ore 15:15, ha incontrato gli insegnanti che con festosità gli hanno cantato il saluto di benvenuta, accompagnato dai fiori e da doni e dal componimento di ringraziamento da parte di una rappresentante. Anche per loro la madre ha avuto un messaggio formativo e incoraggiante. Per loro le congratulazioni per la qualità dell'insegnamento nella scuola, come gruppo di insegnanti più numeroso rispetto alle altre scuole dell'ispettoria. Le ha ringraziate per la preparazione delle allieve alla festa della riconoscenza celebrata a Sampran e per la dedizione educativa che hanno verso le giovani, attitudine molto importante per il loro bene. Avendo ricevuto in dono la ghirlanda, ne ripropone il significato e la paragona alle persone. La ricchezza della diversità dei fiori, dei colori, esprimono la bellezza della cultura Thai, fiori particolari che espandono profumo. Tutte le bambine, le giovani, insieme alle insegnanti e noi, formano una sola famiglia nella stessa casa, dove anche la Madonna è di casa. Infine le ha esortate a continuare nel loro impegno di educatrici ed ha augurato di essere felici nella missione che svolgono con speranza e fiducia, come Don Bosco e Madre Mazzarello hanno avuto fiducia dei giovani. Ha concluso l'incontro donando loro una medaglia, una borsa e caramelle. Lo scatto finale della foto insieme. Alle ore 16 la madre ha incontrato il gruppo delle 13 salesiane cooperatrici e 3 aspiranti ad esserlo. La successione del saluto, dell'offerta del mazzo di fiori, tra cui il loto, la somma di solidarietà a favore dei bisogni dell'opera dell'istituto e la foto ricordo è stata vissuta in clima di gioiosa conversazione e condivisione di contenuto formativo, con il quale la madre ha voluto confermarle nella certezza che la vocazione di salesiane cooperatrici è un dono di continuità nel diffondere carisma salesiano come laiche impegnate nella Chiesa e nella società. Alle ore 18 un altro incontro con il Consiglio di Unione, con le ex allievi rappresentanti, chi del primo gruppo, chi del quarto, chi dell'ottavo ed altri successivi,
30 ex allievi presenti. La presidente, signorina Rattanà, ha presentato il Consiglio dell'Unione ed ha rivolto alla madre il riconoscente saluto a nome di tutte le altre. Attraverso un filmato, la madre ha visto le attività che esse svolgono ogni anno in collaborazione con le suore. Le hanno poi offerto doni in oggetti vari ed hanno cantato in suo omaggio Give Thanks. La parola della madre è stata di apprezzamento per la presenza che continuano a dare nell'associazione e la consapevolezza che Maria Ausiliatrice le ha volute a frequentare questa scuola per essere poi segno di gioia e di speranza in famiglia, nell'ambiente di lavoro. Le ha poi esortate ad alimentare la certezza che insieme a tutte le altre ex allieve sparse nel mondo sono una forza nuova per una società migliore. La madre ha concluso il suo ringraziamento con un significativo souvenir, un ciondolo con l'immagine di Santa Maria Mazzarello tra le bambine. Anche questo giorno si conclude con la benedizione del Signore e l'amabilità di chi ne fa le veci.